C'è un tizio che decide di comprare un cane, sicché va nel negozio di animali, inizia a guardare tutti. No, questo, no, troppo bianco, no, troppo scuro, no, qualcosa di più, no, sì, è bello, c'è il pedigree, ma qualcosa di più. A un certo punto il venditore non ne può più e dice: guardi, c'ho questo cane che è eccezionale, costa di più dell'altri, ma risponde al telefono. Come risponde al telefono? Sì, lei lo lascia a casa. Quando è fuori, chiama il telefono, lui risponde. Fa bau per dire di sì, oppure sta zitto per dire di no. Ma davvero? Se non ci crede, lo porti a casa, lo prova e poi me lo viene a pagare. Sì, che questo prende il cane, lo porta a casa, fa vedere alla moglie. Bellino, bellino, bellino! Però, per un sembracciucco con la moglie, sta zitto, mi dice niente. Cerca una scusa per uscire di casa e chiama il telefono. Sicché, amore, guarda, io esco, vado al bar a prendere un caffè e poi faccio due chiacchiere lì con l'amici, va bene? Sì, va bene, ma quando torni, amore? Bah, non lo so, un paio d'ore. Sicché, questo va al bar a corsa, come arriva al bar, piglia il telefono. Tu, 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 tu. Bobby, sei te? Bobby, sei solo in casa? Silenzio. Bobby, c'è la padrona? Bobby, siete solo te e la padrona? Silenzio. Bobby, ma c'è un'amica della padrona? Silenzio. Bobby, che c'è un uomo? Marimari, c'è un uomo. Bobby, ma la padrona dov'è? In cucina? Silenzio. È in bagno? Silenzio. Bobby, è in sala, vero? Silenzio. Bobby, in camera da letto? Bobby, ma è da sola, vero? Silenzio. Bobby, che cazzo fa la padrona? E il cane.